pezzi, rimbalzavo continuamente. Una volta ho fatto persino un incidente sotto casa sua apposta. Mi sono sgarato un ginocchio. E lei non era in casa. Invece a te va questi tipini qui. Carini, sì. Carini fuori, ma dentro, vuoto. Senti, può mettere lo stile che avevo io con la mia faccia piassiana e già a quei tempi scherzavo. Diciamoci la verità, Marzia. A te ti garbavano quelli ricchi, non gli imbianchini come me. L'unica volta che tu mi hai rivolto la parola è per dirmi: Madonna, come tu sei vestito male. Però ora, cara marziana, a me anche vestito male mi fanno entrare dappertutto, a tutte le feste di cine, a quelle dei VIPs. E te, cara Naccherina, ti piacerebbe, eh? E ti garberebbe venire con me alle festine? Niente! O tu fa la barista, o stai dietro il banco e fammi un caffè. Cicciona! Senti, pagliaccio, ma cosa credi? Io sono venuta a vedere anche tutti i tuoi spettacolini, i tuoi filmettini, e non mi hanno fatto mai, dico mai, ridere. Tu mi fai schifo, lo vuoi capire? Preferisco fare 1000 caffè al giorno che stare con te. È chiaro? Ok, va bene così. Però sappi, carina, sappi con chi stai trafficando. Diglielo. Diglielo. Massimo, smettila, andiamo. Beh, dai retta a me, diglielo, è meglio, diglielo subito. Ma che mi devi dire? Ma glielo devo dire proprio ora. Proprio ora, sì. Allora? Marzia, io fra 2 anni diventerò buco. Come? Buco, sì, homosex, gay. Pensa come tu ci avevi visto lungo. Sbaciucchia, sbaciucchia. Ma che schifo! Che stronzo! Fammi andare via, vai! Mamma mia!